Eccoci qua, siamo in onda, ben ritrovati cari amici ascoltatori. Sfuma il pezzo degli Who. Prima avevamo gli Aerosmith con Walk This Way. Siamo in onda per questo ultimo appuntamento, settimo appuntamento di Sottoporta Show speciale Calciomercato in questo 30 agosto 2016, caldissimo. Ultime ore frenetiche di calciomercato, non solo per il Napoli che finalmente sta partorendo Maximovic. Faremo almeno tre quarti d'ora in compagnia dei nostri amici del Napulegno e in particolare con Francesco Bevacqua. Ciao Francesco. Buonasera a Steven, E anche ad Angelo Angelotti. Ciao Angelo. buonasera a Angelo. Buonasera a tutti Teoli. Ah, come va lì? Benissimo, Meno venite a male. Pozzuoli, venite a mangiare e a bere a Pozzuoli che si sta bene. Benissimo, accettiamo volentieri l'invito. E anche chiaramente ai nostri amici ascoltatori, anzi invito a tutti coloro che ci stanno ascoltando ad intervenire al 392 61 65 224 oppure comunque a radionafrontiere@gmail.com o ai nostri indirizzi social di Facebook, Twitter ed Instagram. Allora, cari amici, caro Francesco e caro Angelo, allora veniamo subito al dunque, o meglio, facciamo una È bello questa, ah, la dice tutta. Allora, facciamo una cosa. In realtà abbiamo una scaletta, però facciamo così. Mi sento buono oggi. Siamo un po' fuori stagione perché Babbo Natale di solito arriva in un altro periodo. Facciamo così. Tema libero. Facciamo calciomercato, Napoli-Milan o anticipi e posticipi? Facciamo un attimo calciomercato, Calciomercato. Raffaele, cosa ci Comincia prima dici? tu, Angelo, e poi faccio parlare anche a Francesco. Raffaele, allora, iniziamo col dire che è stata una delle settimane che si sta concludendo più, cioè proprio la settimana tipica di questo calciomercato, cioè per tutto quello che c'è stato. Io ne voglio anche approfittare perché noi, diciamo, per la prima volta da quando esistiamo abbiamo anche dato una notizia e dei dettagli che non ha mai dato nessuno e che comunque poi sono stati ripresi anche da tanti organi di stampa. Non l'abbiamo mai fatto perché non siamo di quelli che vogliono prendere in giro i lettori, o noi non servono i click, non serve farci pubblicità, ognuno bene o male ha un lavoro suo, buono o cattivo che sia, quindi non ne abbiamo mai voluto approfittare. Anzi, avete Però raggiunto da poco una bella somma con il sudore della fronte. tra le altre cose, quindi voglio dire, però allora, io vi voglio svelare qualche retroscena e parlo di questa storia di Cavani degli ultimi giorni, no? Sì. Insomma, quello che. Allora, questa storia di Cavani dovete sapere che va, cioè io ve lo dico perché ho dei riscontri su questo, va avanti da inizio agosto, da poco dopo che Higuain è stato venduto alla Juve. Mi ricordo che sentivo, leggevo e non ne parlavo con nessuno, poi la situazione è andata avanti e ne parlavo con Rosario dello Iago e Che tra noi salutiamo. dicevamo: Rosario, che vogliamo fare? Vogliamo scrivere qualcosa? No, lasciamo stare, perché sembravano quelle notizie un po' campate in aria. Certo. Che è il periodo in cui, se vi ricordate bene, iniziarono a uscire quei video di Cavani che diceva vecchi, che parlava bene di Napoli, che salutava gli amici napoletani, non so se ve lo Sì, ricordate, me lo ricordo quei bene. video, quei video non uscirono a caso. Fino a quando questa situazione si è intensificata, io vengo a sapere dei dettagli dell'operazione, compreso anche l'eventuale ingaggio, perché in tutta questa storia si sarebbero anche parlati, ci sarebbe anche l'accordo con il giocatore De Laurentiis aveva società, comunque in ogni caso avrebbe parlato anche con il giocatore, ci sarebbe anche l'accordo economico sull'ingaggio per il suo ritorno a Napoli. Parlavamo con Rosario, noi iniziamo già un paio di settimane fa a mettere un punto interrogativo, dice, ma a sondare un po' il terreno e parlando così en passant di Cavani. Fino a quando c'è stata quella cosa di Chiariello, che ha sbagliato nell'aver dato la notizia, come lui stesso l'ha messa, perché ha preso dall'entusiasmo, ha dato insomma una sparata talmente grossa, ma su un qualcosa che era poveraccio, cioè, anche noi l'abbiamo sfottuto a Chiariello con due vignette che ho suggerito io, perché però, come giustamente ha spiegato lui, qualcosa di vero c'era. E
chi sta un po' attento a certe notizie, chi le approfondisce lo sa che c'era questa cosa, tanto è vero che Repubblica e Corriere dello Sport, E anche Ansa, se non e poi sbaglio. l'ANSA hanno pubblicato che c'era l'offerta. A quel punto siamo usciti allo scoperto anche noi e abbiamo aggiunto un elemento più, in più, cioè quello dell'ingaggio al giocatore. Quindi non è, diciamo, questo discorso di Cavani non è un discorso completamente campato in aria, anche perché io poi ho personalmente approfondito la questione e ci sarebbe anche, diciamo, uno dei motivi scatenanti che farebbe ritornare volentieri Cavani a Napoli sarebbe il ricongiungimento con la famiglia che comunque sta a Napoli, la moglie da quanto ho Sì, saputo sì, che sì, sì, è sì, tutto. sì. E questo me l'ha confermato Carlo Tarallo di D'Agospia, che non è già Non l'ultimo arrivato, l'ultimo che dei ha fessi, dentro, ecco, per esatto, chiarirci. che ha dentro a certe questioni, e me l'ha dato, dice guarda citami pure perché io non è che mi metto a parlare delle persone per insomma sbugiardarle, me l'ha Ah, no, detto, dice certo. guarda mettimi pure lì, perché, citami pure. Quindi ora che cosa si scopre? Si scopre che, quando, allora, dando per scontato che siano vere tutte queste cose, che non ce ne siamo inventate, perché un conto è che lo dice il Sitarello, un conto è che lo dice Repubblica e il Corriere dello Sport e Ecco, l'ANSA. ecco, ecco. Allora, dando per scontato tutto ciò, quale sarebbe alla fine il vero problema che è uscito poi fuori oggi? È che in realtà la società Calcio Napoli non avrebbe fatto una proposta al Paris Saint-Germain. Cioè, se ne è parlato, ha parlato col giocatore, ma non avrebbe fatto la proposta al Paris Cioè, quindi è una Saint-Germain. sorta di pour parler, ecco, in tal senso. Intanto, si è parlato col giocatore, questo è quello che è venuto fuori. Qualcuno disse che in realtà ci sarebbe anche la proposta, sarebbe stata fatta a più riprese, in cui in un primo momento sarebbe entrato anche contropartita tecnica, come contropartita tecnica Gasperini, ma il Paris Saint-Germain non ne ha voluto sapere. Però qual è Chiaramente. perché è uscito tutto adesso? Secondo qualcuno sarebbe uscito tutto quanto fuori adesso perché un procuratore l'ha tirato in mezzo per mettere un po' di fretta al presidente che si stava intagliando su questa situazione. Questo brevemente è per chiarire la situazione La Cavani. trattativa più calda, ecco, degli ultimi tempi, ecco. Dell'estate, esatto, anche perché ripeto, Chiarello non è l'ultimo arrivato, No, è un infatti. professionista, ha sbagliato sicuramente a fare quell'uscita così preso da troppo entusiasmo, però come ha detto anche lui domenica, la notizia c'era, cioè nell'ambiente Napoli di questa cosa se ne parlava, perché, E se ne ripeto, parla una ancora, fra notizia che è l'altro. uscita fuori già una settimana o 10 giorni dopo l'addio di Higuaín. Di Wayne, Questo sì. anche per un altro motivo, il Napoli ha anche un'altra esigenza, ossia quella degli sponsor. Attualmente il Napoli manca di una figura carismatica chiave all'interno della squadra che faccia salire anche nei confronti degli sponsor il valore, l'appeal verso la squadra. Se tu ci hai Certo. fatto caso, no? Quella Fernanda ha firmato, se non sbaglio, una settimana fa o qualche giorno fa, un accordo Sì, commerciale. sì, sì, sì. Però questo è uno delle situazioni, delle problematiche che si sta trovando ad affrontare il Napoli, perché un conto è che tu firmi un contratto di sponsorizzazione e c'hai Higuaín in squadra. Un E è conto, assurdo. con tutto Cioè, questo rispetto, magari ragazzo un ci va conto e Baldifiori, un conto e per per dire. qualsiasi organizzatore, anche della festa di paese, quando dice guarda, viene Gigione a cantare, la macelleria dice perfetto, ti do 200 euro. E poi tu dici guarda, non viene più Gigione, la macelleria dice E scusami, Chiarenzi ma tira indietro, i 100 euro me li paghi indietro. è No, non è certo. la situazione, non è qui, Diciamo un però. pochettino come oggi con Gabbiadini Everton, ecco, per intenderci. Esatto. Quindi la situazione adesso. Allora, se vuoi, io onestamente sono una persona molto disillusa e disincantata. Però io devo dire la verità, io fino a domani sera continuerò a crederci, anche perché Anch'io, sta uscendo anch'io. in queste ore la notizia che Benzema potrebbe andare a Paris Saint-Germain. Certo, però Angelo, voglio chiedere anche a Francesco, credo che siamo tutti quanti d'accordo in tal senso che questa trattativa Cavani, compreso tutti i dettagli, che ne so, visite mediche, un po' come ha fatto la Juve con Higuaín, ma anche appunto accordi economici e roba varia, devono essere trovati con notevole anticipo, perché puoi fare tutto in 24 ore, o lo fai veramente con una celerità Sì, aspetta, mostruosa, in oppure realtà allora che io diventa sappia tosta. erano anche le cifre
prese d'ingaggio che era intorno ai 7 milioni e mezzo di euro al giocatore Sì. per 4 anni. E questo l'abbiamo scritto. Però il problema, probabilmente noi adesso immaginiamo certe, a meno che non è tutto inventato, non è tutto campato in aria. Queste trattative, ripeto, non sono fatte nelle ultime 24 ore, sono Appunto, questo trattative dicevo. che vanno avanti da almeno 6. E proprio Infatti. e sono uscite fuori all'improvviso con una certa veemenza, perché ripeto, qualcuno dice che i procuratori l'hanno fatto uscire fuori per mettere fretta a De Laurentiis, il quale ha cercato di rintuzzare con quel comunicato stampa, poi quella pure un'altra tarantella, quel comunicato È stampa, vero. perché poi hanno scritto l'uso del comunicato stampa era Cavani torna, non so Col se ci punto avete interrogativo, badato. fra l'altro, quindi. Poi il giorno dopo hanno maldestramente cambiato l'indirizzo della notizia, per cui la notizia non era più raggiungibile, aumentando ancora di più tutte le leggende metropolitane su questo comunicato stampa. Quindi veramente ormai siamo in delle situazioni paradossali in cui la società sta, diciamo francamente, sta facendo un po' di figure da Borgo Rosso Football Club, Queste proprio per cose qua andrebbero sicuramente limate meglio, io sono d'accordissimo con te, Angelo. Voglio chiedere anche a te, Francesco, in tal senso, noi ci siamo molto concentrati ora in questi primi 5-10 minuti, ecco, su 5, sì, dai, 5 minuti, su Edinson Cavani. Qualcuno però giustamente fa notare. Sì, l'attaccante andrebbe preso, ma ci sono anche altri ruoli. Un'altra casella sembra, oltre al centrocampo già completato, sembra che la prossima casella sia quella del difensore. Ma secondo te serve anche qualcos'altro, qualche terzino? O rimaniamo pure con Gabbiadini? Cioè, come possono, ecco, passare le prossime completato il ore? mercato, insomma, anche perché siamo vicini a completarlo, forse per la prima volta, Incredibile, ma vero. incredibilmente. Volevo dire una cosa su Cavani Sì. che mi premeva: ci sono troppi elementi che fanno pensare che la cosa non sia così campata in aria e inventata. Assolutamente. Nel senso che io ne parlavo anche ieri durante la partita, poi con Milan, con gli amici di Bab. Ci sono troppe cose che fanno pensare a una realtà di questa trattativa. Emery che ha parlato di gestione eccellente all'ultimo minuto, l'ambiente del Paris Saint-Germain contro Cavani, l'ambiente Napoli che cerca una punta, i risultati non soddisfacenti del Paris Saint-Germain. Ci sono tante cose che fanno pensare che sia vera questa trattativa. E non solo, Angelo parlava di una cosa molto importante, mi sentite? Sì, ti sentiamo, non ti Ok, preoccupare. perfetto, non è che avevo Ascoltiamo in considerato. rigoroso silenzio, tipo quasi messa, una roba del genere. Ok. Il problema degli sponsor è reale. A quel punto, pensate a cosa succederebbe se domani sera si scoprisse che era tutto vero e che Cavani tornerà a Napoli. Ci sarebbe un'impennata di vendita di maglie. Anche io oggi ho toccato con mano in un negozio di articoli sportivi qui a Sorrento, molto famoso perché vende maglie europee, molto fornito. Ho toccato la maglia nuova è imbarazzante, però con il numero 9 e con la scritta Cavani, ma sapete quante maglie vendono? Cioè, sarebbero vendute, si venderanno. Ma A quel punto sarebbe aggiungo anche quei un'impennata. pochi abbonamenti, ecco, per intenderci. Anche, certamente. A quel punto sarebbe una cosa ottima per gli sponsor. Quindi io vorrei dire, potrebbe Ma essere scusa, una libertà. scusami Francesco, ma io volevo la pubblicità delle maglie quest'anno, io non, cioè, è stata fatta senza calciatori perché mi era stata preparata una con Higuaín che è stata subito ritirata. Poi non ci Esatto. sono come tutte le squadre la maglia con i giocatori che ti guardano storto lì con le braccia incrociate, o ci sono, non. No, allora, Io non il problema è proprio quello, le ho cioè viste. il marketing di una squadra di calcio vive di un'uomo immagine, È e vero. l'uomo immagine in questo momento non c'è, abbiamo tanti giocatori che ci cedono delle speranze. A quel punto io vorrei sapere domani, vorrei che fosse già domani per capire se questa cosa veramente è stata organizzata per scattare all'ultimo minuto con cose già preparate, con contratti già firmati, come si dice, il Real Madrid che mette Benzema al Paris Saint-Germain o un altro giocatore. Arrivata con te di Emery, a quel punto sarebbe un colpo di teatro incredibile. Cioè io mi
livello, direi. Hanno fatto una cosa spettacolare e a quel punto li potrei riprovando anche nel Sai che posto, cos'è, ormai. sai cos'è Francesco? Beh, Io ti posso dire che l'eventuale notizia verrebbe data in esclusiva da Di Marzio. Questo per caso, se non fosse tutto vero, l'eventuale notizia verrebbe data in esclusiva da Sky e da Di Marzio. Questo ve lo posso garantire. Ma come è stato Crediamo sulla parola. anche per i cuori. Se voi pensate alla censura di guai, Sky chiede la notizia qualche giorno prima, una settimana prima, non ci da mesi, poi interventive, della messa in campo con quella conferenza, poi Sky, quei giorni, lei ha parlato di Cavani, di Higuain alla Juve, non ne ha parlato proprio, ha dato la bomba via. Vabbè. Sabato mattina ha dato la bomba, quando le cose erano già fatte. Quindi non mi stupirei se domani, durante la puntata serale, ragazzi, Cavani e Napoli, incredibile. Però io fino a domani, da questo punto di vista, li spero per tanti motivi. Però dovremmo restare che noi, parlo a nome nostro, parlo anche a nome di Francesco, non abbiamo mai creduto a tutte queste, diciamo, agli accessori e ai contorni della telenovela, Sì. gli 8 posti, 7 posti, l'hotel Vesuvio, a questo non abbiamo mai creduto. E Ci sono ripeto, mille sfaccettature, sai, in questa trattativa poi. mi assumo la responsabilità anche delle vignette proditorie e di schermo nei confronti affettuosi, chiaramente, nei confronti di un grande Ma professionista sai che come cos'è, Angelo? Francesco, che Quando ci segue anche, ecco. sai, Angelo, quando una persona poi d'altronde si sbilancia così tanto ed hai la certezza che di quella notizia, perché poi diceva Chiarello che la fonte era la stessa di Maurizio Sarri al Napoli. Beh, è chiaro che se dopo non va in porta, in porto, pardon, Guarda, lì c'è stato dopo ti prendono in l'entusiasmo, giro, è chiaro. allora io e lo stesso entusiasmo, Francesco devo confermare, è la stessa decisione con cui ho detto nel gruppo interno nostro, dicevo ragazzi, guardate, e tutti quanti giustamente dicevano, ma tu che stai dicendo? Però ci sono delle fonti, no, conto la fonte, le famose fonti, allora, chi lavora nella comunicazione sa che ci sono varie categorie di fonti, ok? È Ognuno certo. con un grado di attendibilità diversa, poi alla fine becchi pure quello super attendibile che ti dice una stronzata, però quando si la dice sicuramente c'è qualcosa di vero, perché altrimenti Repubblica, l'ANSA, il Corriere dello Sport non escono con certe notizie. No, no, assolutamente. E io vi posso dire di più, l'altro giorno, a ieri, ne parlava anche la puntata di tutti i convocati su Radio 24, che è la radio del Sole 24 Ore. Che Sì. di solito non racconta mai baggianate, anzi per parlare di Cavani addirittura aveva chiamato Maurizio De Giovanni, lo scrittore, Sì, che sì, 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 diceva sì. che sarebbe stato un ottimo quinto, e anche loro non è che ne parlavano come si parlasse, che ne so, dell'arrivo di Tevez piuttosto che non lo so, arrivasse la pesca, cioè, allora, o è un'illusione collettiva, e io non ci credo, oppure qualcosa c'è, poi ovvio, io vado al supermercato per comprare le mele, lo sanno tutti quanti, e torno con le banane per tu cambiare idea, questo è un altro discorso, anche Certo. perché gli attori della vicenda, e mi riferisco a uno in particolare, è talmente imprevedibile e fatto a modo suo che non si sa mai come va a finire, nel bene e nel male. Indecifrabile. Tra l'altro questo attore, il capo è più avventura, e l'ha fatto altre poche volte, Esattamente, poi ragazzi ricorderete tutti quando disse: ma no, Quagliarella è una seconda punta, che lo compriamo a fare? E venne sì, ma Quagliarella. pure anche con Heller invece la stessa Anche cosa, con salvo Cristiano poi Lucarelli, insomma. vederci quella scena ignobile di quel povero Cristo con la maschera del leone in testa, e poi siamo tutti Abbastanza quanti, insomma. imbarazzante, soprattutto per gli esiti, poi, ecco, in tutto ciò. Ragazzi, sì, vai Francesco, poi andiamo in pausa No, musicale, dicevo dai. per concludere la domanda, perché poi ho risposto su altro. Certo, vai. Per me alla fine siamo a posto, nel senso che se Massimo dice davvero può fare il pezzino e se davvero, allora Sky l'ha data per fatta, io mi fido molto della squadra comunque di Massimo, perché comunque sono le migliori in circolazione, Sì, sono le assolutamente. fonti primarie del calciomercato, e noi siamo a posto. Se arrivasse a Petricino sarebbe un qualcosa di più che ci farebbe stare tranquilli per gennaio.
Non sarebbe male. Mancano Poi, molto esatto. tempo fa con la Juve faceva anche il centrale, con scarsissimi risultati, però, insomma, E poi sarebbe manca d'utilità. sicuramente solo la punta, perché al centro abbiamo tolto dei Lopez, E Matisiuri, notizie di pochi minuti Sacchi, fa, poi anche Grassi in prestito, di nuovo Grassi torna a casa. ah, questo è un altro mistero glorioso proprio, cioè, sono giocatore da prima. Venuto qua per 6 mesi, poi tu lo dai in prestito alla squadra che l'ha venduto. Cioè, io non, certe operazioni veramente non le arrivo a capire. E Cioè, fra l'altro non oggi ha ci sono neanche esordito, e dei questa è la marchi, cosa clamorosa. oggi sono delle ragioni fiscali, oggi sono dei maghi della finanza che tentano certe cose, eppure è incomprensibile questa operazione. Cioè, veramente, noi a Grassi in pratica è il colpo del mercato d'inverno, no? Vi ricordate? Sì, Ci sì, aspettavamo tutti sì, il sì. calciatore bello e forte, famoso, e poi arrivo Grassi. Cioè, è incomprensibile. Cioè, queste sono quelle scelte che poi mi fanno cadere le braccia e mi fanno dire, vabbè, ma pazziate, non è successo niente, però veramente non, è una soluzione, è un'operazione questa che non ha assolutamente senso. Zero totale. Assolutamente, Vero, vero, sono pienamente assolutamente. E poi, d'accordo. ripeto, manca una punta, però a centrocampo abbiamo una bella squadra. Cioè, Centrocampo, devo posso dire essere che sincero, tra le tante tratture, diciamo, di molte operazioni, non posso dire che è un fenomeno. E poi sicuramente che piace vedere presto in campo e c'è anche Diawara, infatti. Diawara che a me è impressionato molto che in Bologna. Purtroppo abbiamo l'incognita che è un ragazzino che ha la Però sai, testa un quel po' poco che si è calda. visto effettivamente lascia ben sperare, poi sarà il campo a decidere. Possiamo dire tranquillamente che forse questo è il centrocampo più forte Ma senza alcun dubbio, dell'era senza proprio alcun dubbio. Certo. Retto Porta Show speciale calciomercato, sempre live col sottoscritto Raffaele Russomando e con Francesco Bevacqua e Angelo Angelotti. Allora, ragazzi, poi peraltro abbiamo continuato questa bella chiacchierata su Cavani e tanto altro ancora. E anche di voi due che vi potete salutare alla finestra in tutto ciò, che siete vicini, ma almeno col pensiero, ecco, da questo punto di vista. Vabbè. Diciamo pure che le notizie più importanti le abbiamo date mentre stava il brano di Michael Jackson. Guarda che se... Allora, se potessimo dire tutto quello che ci diciamo fuori onda, allora, beh, insomma, a questo punto andiamocene in televisione, con tutto il bene per la radio, ma là si fa anche un po' di, come si dice, caciara, maretta, non lo so, vabbè, ai posteri l'ardua, sentenza. Di solito in questo appuntamento c'è anche, un caro amico che mi diciamo spalleggia, ci doveva essere anche qui con me l'amico Diego Rinaldi di Napoli Calcio News, che non c'è perché appunto è impegnato appunto col sito per queste frenetiche ore di calciomercato, perché se oggi è una giornata tosta, domani vi lascio immaginare. Allora ragazzi, abbiamo affrontato tanto l'argomento calciomercato e lo continueremo a fare. Però volevo chiedervi anche, mi piace comunque parlare anche di calcio giocato con voi. Che impressione vi ha dato Napoli-Milan? Chi risponde per primo? Rispondo io perché sono Vai pronto, Francesco, vai. perché no, soprattutto perché non ce la faccio più a parlare di calcio per campo, e No, quindi perché è bello, ma fino a un veramente, certo punto. no, veramente sono contento che sia iniziato il campionato. E come ti dicevo già prima che iniziasse il campionato, il Napoli avrebbe iniziato un po' col freno a mano tirato per vari motivi, ma soprattutto perché la storia stessa di Sarri che ci dice che le due squadre iniziano facendo il cattivo tempo. E infatti è successo questo anche soprattutto con il Pescara, ma anche con il Milan, perché noi abbiamo avuto proprio con il Milan un secondo tempo in cui abbiamo rischiato anche in 10 contro 11 di pareggiarla un po' di perderla, che dopo quei 5 minuti in cui Niang e Suso hanno segnato, potevamo tranquillamente perderla perché non c'eravamo in campo. E quelle sono quelle classiche, quei classici momenti che le squadre che il Napoli di Sarri, poi anche le altre squadre di Sarri, io mi ricordo che Sarri venne esonerato dal Sorrento dopo un 4-0 con la Provercelli, non vorrei sbagliare, con la Provercelli, in cui la squadra giocò 20 minuti di vantaggio e
fuori dal campo di fatto e diciamo, non gioco più. E quindi sono delle cose che si ripetono con le squadre italiane. In ogni caso noi abbiamo iniziato purtroppo una squadretta, perché comunque non è ormai non è più il Milan, Non è più quel grande Milan, squadra. certo. Abbiamo iniziato a pareggiare, perdere una partita che avevamo in pugno e come l'anno scorso con la Sampdoria, esattamente come l'anno scorso con la Sampdoria, abbiamo preso 2 gol in 5 minuti. L'anno scorso ci costò il pareggio, quest'anno per fortuna non ci è costato una perdita di punti, però era una partita che andava presa molto bene. E poi ci sono vari temi usciti fuori da questa partita. Il primo tema è sicuramente quello di Mertens. Secondo quello di e secondo me il terzo è purtroppo mi dispiace dirlo, ma il terzo è quello sportivo. E a me Reina non è piaciuto per niente, contro il Milan usciva un po' Beh, meno. abbastanza goffo sul primo gol, sì, sono d'accordo. Ma tra l'altro anche su cross di neanche fuori posizione, se vogliamo, perché col Sì. Tu cross di tu vai in mezzo all'area, dici lui quello si del spinge. fuorigioco? No, aspetta, quello era di Romagnoli, perdono, chiedo venia. Allora, quello di scusami, il cross di neanche che prende da base, Ah, il sì. portiere La sbuccia primissima occasione, sì. esatto, lì non so come sarebbe andata la partita se Abate Meno male che era Abate. meno male che è andata alta. E quindi vabbè, Mertens ormai penso che possa aver cavalcato le gerarchie, spero per lui, perché noi sono 2 anni che è il primo nelle gerarchie per motivi familiari, non so per quale motivo, anche se io apprezzo molto il sono il secondo più forte. Ho sempre insistito anche nelle partite che ha giocato, però è arrivato il momento di far partire tutti dallo stesso gradino. Certo. È innegabile che Insigne abbia fatto un grande campionato l'anno scorso, ma anche quando non era in condizione è partito avanti nelle gerarchie risale. Poi Milik, speriamo che continui, sì, io dico solo questo perché comunque l'ho visto muoversi bene. E mentre il portiere l'ho visto pesante nelle uscite, ho visto uscite non sicure. Ho visto schiaffoni al pallone un po' così tempo fa, si vede che ha pesantito, si vede che ha qualcosa che non va. Detto questo però anche una piccola fiducia in sé alla fine rimarrà lui e secondo me Sembra la proprio di chance sì, la sembra proprio di merita. sì. Salvo clamorosi colpi di scena, anche perché voi saprete, no, che c'è stato ancora un altro litigio verbale fra Gasperini e Sportiello all'Atalanta. Quindi qualcuno dice tentativo last minute, vedremo. Giustamente perché Sportino nelle prime 2 partite ha fatto 2 papere Ma si vede che clamorose. comunque, ora non ricordo se anche nella prima fu titolare Sportiello. Ragazzi, Sì, correggetemi se. ha preso un gol su un colpo di testa, non mi ricordo Ah, chi quello con la era sul Sampdoria, colpo di sì. testa. Ora non ricordo se era Però pure titolare nell'ultimo match con la Lazio, però in ogni caso si vede che è insomma, ha la testa dall'altra parte, o da soltanto. un'altra parte o comunque sia con le voci di mercato che sicuramente gli danno poche gioie in tal senso. Anche perché è fortissimo Sportiello, anche Assolutamente fisicamente, sì. non è un giocatore che può prendere quei colpi sul primo palo, anche perché col due testa imparrito Era non abbastanza era così semplice. forte. Era abbastanza semplice. E quindi si vede che è un giocatore che ha bisogno di sicurezza e certezza dal punto di vista della carriera del calciomercato. E tornerà sicuramente anche se presenterà l'Atalanta, il portiere forte che conosciamo. E poi ci sono gli esterni, il problema degli esterni secondo me, soprattutto dalla parte. Perché noi abbiamo un esterno che non difende, che è Durango, difende malissimo, veramente Tu vai male. controcorrente. Io pensavo il problema fosse a destra. Con solo Yusai che si dovrebbe fare quasi tutte le partite. Però certamente il problema è a destra, se guardiamo, sperando che non vengano le strutture ai sali, Ecco. però i sali l'anno scorso ha garantito un rendimento che, vabbè, cosa gli vogliamo dire, è stato straordinario, anche se poi alla fine nelle sue posizioni un Caglione fa sempre in ritardo e fa sempre aspettare Caglione, però poi dobbiamo dire che molti assist si mette lui, grosso li sa fare, e il problema secondo me è appunto dove non abbiamo garanzie né da Bulanco che spinta con luce Sì. e né da Strinic, perché poi Strinic non dimentichiamo che è un altro che avrebbe voluto cambiare aria e è stato completamente dimenticato. Mercato, anche perché forse non avevamo un'altra o non abbiamo un'altra alternativa e quindi io sono più preoccupato dalla fascia sinistra, perché sai, sperando per
sperando che sia lo stesso rendimento dei grandi scorsi rendimento l'anno scorso, ma non dovremmo avere problemi, anche perché Maggio alla fine è comunque un giocatore oddio, è un giocatore di esperienza, che può tornare utile a volte, sicuramente a dare il gusto, non danni, non tutte le fasi difensiva magari non ne fa. Dall'altra parte non sono così convinto. Quindi questi sono i beni per me che sono usciti fuori da Napoli. Certo Certo. è, fare una penalizzazione per 4-1 con una squadra come il Milan che ce la sta rimontando, non mi sembra, diciamo, il caso. Dobbiamo aspettare altri test per vedere cosa uscirà fuori. Certo è che il primo tempo ci ha regalato questi stracci di gioco che l'anno scorso abbiamo imparato a godere, l'anno scorso abbiamo imparato a godere, sono rimasto molto contento del primo tempo di Assolutamente Napoli. sì, sono pienamente d'accordo e ci ha dimostrato Napoli-Milan che anche se Jorginho non era al top della condizione, così come tutta la squadra d'altronde, è un giocatore comunque fondamentale. Poi vedremo Diawara e Rog cosa potranno dare. Io impazzisco per Zielinski e quindi quell'hashtag Napolonia veramente personalmente a me esalta e non poco. Angelo, Napoli-Milan e voglio anche una battuta sui anticipi e posticipi, che ve ne sembra? Ascolta, gli anticipi posticipi io non li ho visti perché ero in zona terremoto, quindi No, sono riuscito a capisco. guardare Napoli-Milan Diciamo che c'erano cose del molto più sotto. importanti, chiaro. Questo adesso non l'ho visto. Io però Napoli-Milan, allora Reina, io credo che ve l'ho detto alla prima puntata di questa stagione di calciomercato che c'erano dei problemi con Reina. Noi insomma eravamo venuti a sapere insomma che c'erano dei problemi, che aveva dei problemi fisici e anche tante partite dell'anno scorso non le avrebbe dovute neanche giocare. Tanto è vero che ci dicemmo proprio la prima puntata che forse a Napoli serviva un portiere, non so se ti ricordi. Sì, ricordo bene. E quindi Comunque, se vuoi anticipi quando e posticipi, li posso anche ricapitolare, anche a beneficio di chi ci sta ascoltando, chiaramente. Allora, sono i seguenti, quindi poi non lo so, continuiamo su Napoli-Milan o vado con gli anticipi, no, ragazzi? io sull'ultima cosa che voglio dire, Vai. vabbè, Gulam a me non mi piace proprio, è un giocatore che mi fa paura proprio quando sta nella tre quarti nostra, io c'ho il terrore di Gulam, proprio mi sale l'ansia proprio. E invece volevo dire di Milik, Malik, Medik, che mi ha piacevolmente impressionato perché. Prima perché il primo gol tutti quanti, il gol Lonzo, il gol. Allora, quel gol poteva essere fatto soltanto in quel modo, in qualsiasi altro modo avrebbe tirato la palla sul portiere. Invece lui, non lo so, la fortuna è dalla sua parte, ma ha cercato l'unico modo per far rimbalzare Per la segnare, palla in quel perché modo e nessuno ha farla notato entrare in effettivamente che porta. Donnarumma si stava rialzando e stava mettendo le mani, quindi forse l'avrebbe anche parata, non si sa come, però. Poi ha fatto un colpo di testa che a Napoli non si vedeva dall'epoca del Condor Agostini, forse, probabilmente. Ha segnato un gol di Non testa vorrei sbagliare, su calcio d'angolo. io questo gol non l'ho visto neanche ai tempi di Cavani e di Higuain, cioè quindi io sono Esatto, rimasto esatto, esatto. È così. stato un gol da centroavanti vero, perché ha preso il tempo giusto e ha mandato il pallone nel posto giusto con una potenza Impressionante, davvero impressionante. impressionante. E poi anche sul terzo sul gol sul terzo gol lui fa un movimento che si porta a spasso due o tre difensori e quindi lascia tutto lo spazio poi per fare il cross al centro, cioè fa un movimento che comunque intenzierisce i difensori del Milan e si riporta appresso. Questo è, secondo me, sarà la prossima plusvalenza del Napoli, non l'anno prossimo, ma tra 2 stagioni, perché è uno che insomma ha tutte le caratteristiche per diventare un grande giocatore. Sono Insomma, si d'accordo, vede che anch'io. qualcuno diceva non c'ha la freddezza giusta. Io onestamente il primo gol se no, mi ha ricordato un po' anche i gol che faceva Inzaghi, che si è Quel trovato senso nel posto dell'opportunismo. giusto. Cioè, allora,
noi l'anno scorso con Higuain gol del genere non li abbiamo mai visti, perché no. Higuain o segnava il gol perfetto o non segnava. Questo era... A noi l'anno scorso sono mancati anche tanti gol segnati in questo modo, cioè il classico gol alla Inzaghi, che si trova quello là davanti e anticipa i difensori, anticipa. Quante volte l'anno scorso arrivava il pallone nell'area di rigore e nessuno la riusciva a prendere in prima battuta? È vero. Con i difensori che rinviavano, il portiere che rinviava, e non c'era mai nessuno a metterla dentro. Certo. Quest'anno... Manic Monday, non lo so, vabbè, ormai. Francesco, volevi aggiungere? Sì, volevo aggiungere che, per esempio, se voi ricordate il gol di Higuain contro il Sassuolo, 3-1, sì. Sassuolo 3-1, c'è il primo gol di Higuain in cui Higuain fa un movimento... Bravo, mi ha ricordato quello. Esattamente. Può sembrare, diciamo, uno dei gol più stupidi fatti da Higuain nella stagione. Invece dice un movimento che è di una complicanza incredibile. Lui fa un movimento verso dietro e si porta due difensori del Sassuolo a fare quel movimento, dopodiché scatta in avanti e si trova lo spazio libero sul cross. Poi deve essere bravo anche di cross, mi pare fosse Amsic a dare quella palla. Sì, Amsic. Esattamente, a fare quel passaggio in quel momento, perché lui si trova libero, cioè, però ha fatto un movimento che dovrebbe essere segnato nell'extra raggio. Invece a lui mancava il gol sporco, quindi che bravo, perché si trova lì, sente la porta, sente l'odore del gol, si trova lì in quel frangente, trova il posto giusto, al momento giusto, che è quello che deve fare, non ci trova, quindi deve fare anche gol sporco. Assolutamente. Però guardate che non è un gol facile quello, cioè... Quello, voglio dire, lui riesce a tirare, là puoi anche stopparla e ti viene il difensore addosso e te la toglie, o quello si rialza e tu non tiri. Lui tira di prima e azzecca, cioè non è solo fortuna, là è istinto, è freddezza, è... non è un gol facile, può sembrare il gol stupido, dice il pallone gli è sbattuto addosso ed è entrato, ma non è così. Perché comunque Donnarumma non è 1,30 m, è un cristone che ti sta, la porta in quei momenti ti sembra piccolissima. Cioè, certo. Anzi, se non era per Donnarumma, beh, probabilmente la gara finiva anche già nel primo tempo. Questo a proposito sempre della Fortissimo. Scommisseria, perché se non sbaglio Donnarumma è di Bolzano di sopra, se non sbaglio, no? E di Brembate pure, credo. Quanti anni c'è? Uno dei più giovani portieri che la Serie A abbia mai avuto, titolare a San Siro, però gioca col Milan. Ma se non sbaglio non è mai passato nei giovani del Napoli questo ragazzo. Credo di no, però non ne sono certo. La scunizzeria, no. Allora, questo, un'altra cosa ti dico, il Milan è molto attivo in Campania, a Pozzuoli c'è. È venuto l'anno scorso, proprio di questi tempi, Franco Baresi al rione Gescal, che è un quartiere di Pozzuoli che sforna campioncini, e c'ha la squadra, l'affiliazione con questa società di Franco Baresi, che poi dipende direttamente dal Milan. Quindi tutti i talenti che sforna la scuola calcio vengono direttamente cooptati da Franco Baresi, quindi dal Milan. E poi c'è il Monteruscello Calcio, che pure sforna campioncini, che ha un accordo con il fratello, direttamente con il fratello di Raiola. Il Napoli, tutto ciò, boh, chi l'ha visto? Ragazzi, se posso, vai. È arrivata una piccola notizia. Vai, dalla. Stavo ragionando perché sono qui al Francesco, però se ti guarda l'hotel Vesuvio conta fino a 10 prima. No, non riguarda l'hotel Vesuvio, non ho visto niente. Tra l'altro volevo raccontarvi questa cosa, se non avete visto, non so se anche l'ho letto nel gruppo interno. Oggi, 6 maggio, durante la ci ha ritwittato, durante la puntata di Fischi ha perculato in modo veramente vergognoso di Ariello. Ora, Chiarendo, l'anno scorso è quello che ha dato la notizia di Sarri al Napoli. Esatto, come ricordavamo prima. Che penso la sapessero due o tre dirigenti dell'ex squadra, il Sorrento, la sapessero in anteprima, però non l'hanno data. E Chiarendo è quello che ha dato la notizia. Ora, Chiarendo...
che vedono Cavani ovunque. Io me lo sono ritrovato in casa stanotte. Vabbè, a quel punto si Twitter a chiarirlo, guardate che c'è De Maggio che ha detto così e così, e lui mi ha registrato e ha detto De Maggio subito, siccome avevo taggato anche lui, ha detto no ma io non prendo in giro nessuno, ci mancherebbe. Lei ha risposto, secondo me ironicamente, ha risposto no ma l'ironia ci sta, ci mancherebbe, perché io poi ho detto ricordiamoci che De Maggio è quello che ha detto che Cavani, che Higuain non sarebbe mai partito perché De Laurentiis si aveva assicurato assolutamente, diciamo, no? Che qui è questione di asteroidi più che altro. Parlate di De Maggio, quello che faceva delle cronache del Cervia? Credo sia lui. Sì, scusa, ah, vabbè, no, niente, scusa. Ragazzi, però evitatemi una denuncia a me, però. Siccome si sente male al telefono, volevo, non capito. Sì, no, scusate, è lui. Campioni del cuore. Comunque, è lui. Una cosa con cui ho ragionato con un mio amico è attenzione, perché Mustafi è andato al Valencia, sì, all'Arsenal, sì, all'Arsenal, giusto. Al Valencia manca un difensore e c'è Albiol che è da 2 giorni a Valencia. Ah, tu dici... È vero. Poi fra l'altro riportate anche da un noto sito, insomma, quindi... tu dici Maximovic si libera Albiol? Io abbiamo detto prima che siamo campioni, siamo via da Maximovic e quindi Maximovic sostituisce Albiol a questo punto? Allora, io l'avevo già visto in tempi non sospetti, che andiamo a vedere i post sulla pagina, era una cosa che avevo letto, avevo creduto di leggere nei pezzi di questo fatto del mercato. Però Albiol comunque sono 2 giorni, c'è una foto all'aeroporto lì a Valencia con il C8 sul volo. Tra l'altro anche dei tifosi del Valencia hanno chiacchierato con lui, quindi. Esatto, e poi ci potrebbe essere qualche altra sorpresa, probabilmente se questa cessione venisse confermata. Io quale sorpresa, Francesco, di quale un altro acquisto dietro? Secondo me un giovane. Quindi sarebbe, ecco, la notizia di Albiol, se non erro, è stata data da tutto Napoli, quindi l'altro difensore, ora che mi ci fai pensare, potrebbe essere l'Olimpico Caio, quindi, per carità, evitiamo battute, abbiamo preso Caio, prendiamo pure Tizio, vabbè, questa credo che fosse... L'ho detto io, ma potete anche cancellarla questa battuta. Insomma, comunque, no, mo, a parte tutto, sarebbero Maximovic e Caio, ecco. Vai. Quindi c'è un ritorno di Caio? Ah, quell'altro, giusto! Caio bis! Un Caio bis! Chissà, lo scopriremo solo vivendo. Costa bene, però i Caio che vengono a Napoli costano bene, perché io mi ricordo, c'avevo pure la maglietta di Caio, era... non un grande giocatore. Mi fa molto piacere per te, ecco. Io c'avevo una maglietta di Swok, ma che non so più che fine abbia fatto. Infatti, la sto piangendo ancora oggi. Vabbè, ragazzi, ma a parte questa apocondria, citando un... Però abbiamo dato una notizia in anteprima, un'altra indiscrezione. Probabilmente domani una sorpresa potrebbe essere l'addio di Albiol. E non l'arrivo di Cavani, benissimo, insomma, sai che felicità, vabbè. Ragazzi, ma a parte tutto, allora, io in realtà, stiamo andando veloce, l'oretta è quasi completamente passata, avevamo noi degli accordi, però in questo momento ve lo chiedo live, io vi tengo anche dopo Jimi Hendrix? Vai, io posso restare, l'hanno fatto 30, facciamo 31, va. Benissimo, Francesco, tu che fai? Lascio i raddoppi. Raddoppiamo tutti quanti insieme.